Dire che c'è un impegno a livello del Garante nazionale di tenere presenti tutta una serie di istanze che sono emerse dalla discussione di oggi, che lui stesso magari aveva, diciamo, considerato in misura meno determinate, vedi per esempio il fatto dell'accoglienza nel momento, no, degli sbarchi, è un fenomeno che interessa soprattutto i porti di Ancona, Venezia, oltre che quello di Bari, e quindi ampliando anche la fascia di intervento delle associazioni in questa cosiddetta zona grigia. Per altre questioni invece, ecco, è importante che soprattutto la polizia di frontiera venga formata, anche qui c'è un intervento del Garante nazionale perché, diciamo, certi fenomeni non debbano più accadere, fenomeni che abbiamo visto qui correre sotto traccia, perché non sono, no, messi sufficientemente in evidenza anche dagli organi di informazione. Ecco, per quanto riguarda i garanti regionali invece stiamo predisporremo tra breve questo documento comune con una proposta da inserire a livello di macroregione Adriatico-Ionica che interessa appunto i minori stranieri non accompagnati. Cosa riguarderà? Saranno le colleghe insieme al sottoscritto poi a disegnare un perimetro di intervento che abbia un finanziamento anche a livello europeo. Arrivederci, buon lavoro.